Gol, spettacolo, ma anche molti errori del quattro pari tra Brescia e Regina. Al rientro Roberto Baggio, quarto campionato a Rigamonti. Suo l'angolo in apertura che trova Di Biagio a svettare per l'1-0 dentro una difesa Amaranto immobile. Al 24esimo l'arbitro Bertini assegna un rigore alla Regina. Inutili le proteste del Brescia. La trasformazione di Nakamura è impeccabile, 1-1. E sempre dal fantasista giapponese nasce l'azione finalizzata da Bonazzoli che realizza davanti a Castellazzi in posizione regolare. Si va a riposo con la Regina in vantaggio per 2-1. Nella ripresa, primi 20 minuti incandescenti. Al settimo pareggia 2-2 il Brescia con Caracciolo dopo una sponda di Shop. Un minuto dopo buca l'uscita Leisal e Antonio Filippini riporta il Brescia sul 3-2. Ma la squadra di Colomba tiene bene il campo e con il difensore Sottile riagguanta al 17esimo il 3 pari su assist in elevazione di Bonazzoli. Ma al 28esimo nuova sterzata della gara con una prodezza di Nakamura su punizione. 4-3 per la Regina, ma non è finita. Al 38esimo rigore per il Brescia, dal dischetto fallisce Roby Baggio calciando fuori. Errore pesantissimo, ma la formazione di De Biasi a pochi minuti dal termine trova con Petruzzi la rete del pareggio. 4-4 il finale, il risultato.